Buongiorno ragazze, allora stamattina sono andata con la bimba, dopo aver lasciato Federico a scuola sono passata da Tigotà e da Universo Bimbo, sì, Universo Bimbo, e ho pensato di mostrarvi cosa ho acquistato, sono principalmente cose per la casa e per la bimba, ma non è tantissima roba, ma ho pensato che vi potesse far piacere. Allora, partiamo con Tigotà, dove ho preso il maxi maxi rotolone, questo qua lo utilizziamo tantissimo per Nala quando magari capita che usciamo e fa la pipì magari sul bordo della traversa, quindi sotto si va a bagnare tutto di pipì e noi utilizziamo tantissimo il rotolone. Poi ho preso la carta da forno, era in offerta mi pare a 99 centesimi. Poi ho preso 20 sacchetti per il freezer che avevo terminato. Scusate i capelli, ma Quetorino, cos'è? Quetorino fa di nuovo caldissimo oggi, quindi li avevo stirati, li avevo sistemati, ma fa caldissimo. Comunque 20 sacchetti per il freezer. Poi fazzolettini di carta, perché il pacco che avevo già in casa sigillato l'ho dato a Federico per la scuola, quindi l'ho riacquistato. Poi abbiamo preso queste salviettine qua, amore mio, per Nala. Sono profumate al talco. Io solitamente se le trovo profumate al talco le prendo sempre, oppure in alternativa prendo quelle disinfettanti. Però quelle al talco sono buonissime per gli animali, mi piacciono un sacco. Poi c'era in offerta il Nelson 5. Il Nelson 5 ai carboni attivi in offerta a 99 centesimi. E poi l'ammorbidente della Fabuloso, questo qua ce l'avevo già in formato gigante, quello che sto utilizzando praticamente adesso, e mi sto trovando da Dio, anche la profumazione piace a tutti quanti, quindi ho preferito non prendere quello in offerta. C'era mi pare il Vernel o il coccolino, no, era il Vernel, mi pare, blu e lavanda, ma gli odori non mi piacevano particolarmente, quindi ho preferito riprendere la versione piccola di quello che ho già, che è comunque molto buona. E basta. E qua c'è lo scontrino, vi dico qualche prezzo. Allora, il Fabuloso 1,79 euro, la bobina di carta gigante 3,49 euro. Il Nelson per i piatti 99 centesimi, le salviettine per Nala 1,75 euro. Poi sacchetti per il gelo, questi qua, sempre 99 centesimi, la carta da forno 1,48 euro, i fazzoletti 99 centesimi e la carta igienica che, ok, dimenticavo questa che è finita nel sacchetto di Universo Bimbo, questa qui anche 99 centesimi. Quindi questo qui è il bottino di Tigotà. Mi hanno anche fatto provare un profumo da donna che però era in super offerta di marca, non mi ricordo quale, ma non mi piaceva particolarmente, quindi non l'ho preso. Poi, Universo Bimbo invece, allora anche qua c'è lo scontrino. Allora, vabbè, il volantino. Ho preso queste caramelline qua di Benegum Junior che piacciono un sacco a Federico, sono degli orsetti gommosi con dentro un sacco di vitamine, tra cui il ferro, vedete c'è scritto qui, e costano mi pare 2 euro e qualcosa, 2,50 euro potrebbe essere, comunque ce n'è un bel po'. Poi ho preso due merende per Alessandra, tanto Ale non è da sola, non vi preoccupate. Allora, merenda latte biscotto, l'altra volta gliel'ho preso vaniglia, però gli è piaciuto un sacco, quindi ho preso di nuovo merenda latte biscotto e merenda latte albicocca. Poi, questa confezione da 6 di fruttine, frutta mista, questa qua è la sua preferita, le piace tantissimo la frutta mista ed era in stra offerta anche questa. Mi pare 1,98 potrebbe essere. Sì, comunque pochissimo, sui 2 euro più o meno. Poi ho preso la scorta di latte, il Mellin 2 che le prendiamo, o Lactamin o il Mellin, quello che troviamo più conveniente.
e questo qua l'abbiamo pagato 5,99 euro. E poi le ho preso questo giochino, anzi aspettate, prima vi faccio vedere questo qua che è il ciuccio per misurare la febbre, che è utilissimo perché io ho quello da mettere nell'orecchio ma per lei ancora non va bene perché ha l'entrata grande, e questo qua è il termometro a succhietto, quindi dai 0 mesi, questa è Nala che va a mangiare, è un ciuccio che appunto rileva la temperatura, secondo me è comodissimo, io ve lo consiglio, insomma è molto pratico per capire se, insomma, in 3 minuti mi pare capisce già la temperatura, sì. Quindi utilissimo, non è costato neanche tanto, mi pare 8 euro, aspettate che forse ce l'ho in tasca, vabbè comunque 8 euro. E poi questa palla qua che abbiamo voluto prendere della Fisher Price, questa palla qua gliel'ho voluta prendere perché le piace proprio l'acqua nella bottiglia, abbiamo notato questa cosa, le piace tantissimo, proprio la vediamo tutta eccitata, tutta felice quando muoviamo l'acqua nella bottiglia, quindi ho pensato di prendere questo giochino qua, troppo carino, dove c'è comunque dell'acqua, quindi dovrebbe piacerle lo stesso, mi auguro, anche perché la bottiglia grande piena d'acqua non gliela posso dare, è piccola, non ce l'avevo, quindi ho pensato a questo giochino qua. Vi farò sapere se le è piaciuto. E questo qua, se volete sapere il prezzo, mi pare 10 euro. Mi pare su 10 euro, quindi insomma, questo qua. E niente ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, breve ma intenso. Credo di avervi detto tutti i prezzi, forse mi manca quello della merenda latte, che è 1,98 euro a confezione, e una albicocca e l'altro biscotto. Quindi insomma, dovrei essere a posto. Io vi mando un bacione grande. Ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao! Ciao ragazze, allora vi unisco questo video spesa al video che ho fatto da Tigotà e da Universo Bimbo, così vi viene un pochettino più lungo visto che questi video vi piacciono tanto. Allora, siamo andati dal PAM al PAM a prendere altre cosettine che avevamo finito. Allora, abbiamo preso il pane bianco, due confezioni. Cioè abbiamo, è andato Riccardo dopo il lavoro direttamente, quindi ha preso tutto lui, penne rigate da mezzo chilo della Barilla e penne rigate sempre della Barilla, non so perché hanno due pacchetti diversi, ah sono due formati diversi, questo è 72, quello è 73, vabbè cambia poco. Poi succhi di frutta della PAM Panorama alla pera, succo e polpa di pera, poi una panna, no, due panne da cucina, poi latte, ve ne faccio vedere uno, ma ce ne sono lì tre confezioni di sempre del PAM. Poi in questa altra busta ho preso, mi è venuta voglia di queste briochine qua, che a loro piacciono tanto, ma non particolarmente, sono troppo cioccolatose, non lo so, non mi aggradano proprio tanto, però le ha prese. Poi qua c'è lo scontrino, così dopo chissà se sto giro mi ricordo di dirvi i prezzi. Poi Certosa, due pacchettini di stracchino. Poi ha preso la pancetta affumicata perché è un piatto che è molto bravo a fare, devo dire che mi piace un sacco la pasta con, non è proprio dietetica, anzi assolutamente no, ma gli piace farla, quindi ogni tanto ce la prepara, panna e pancetta affumicata, molto molto buona. Poi ha preso un po' di salse per quando si fa il pollo, maionese, ketchup. Ah, stavolta non l'ha preso piccante, meno male, ketchup normale. Poi ha preso un po' di latte di Alessandra Aptamil 2, ne ha prese 1, 2, 3 e 4. Poi ha preso, mazza, un bel po' di banane, veramente tante. Poi ha preso, aiuto,
erbette per arrosti che avevo terminato. Scusate per le riprese, so che non amate quando mi muovo molto, però non sono molto presentabile oggi. Poi parmigiano reggiano, questo qui. Poi ha preso dei pomodori cuori di bue, questi qua, aspetta che li sposto. Poi ha preso un mega sacchettone di mele, poi ha preso le fette biscottate integrali per me che le avevo chiesto perché per il mattino io sto cercando di mangiare integrale, anche la pasta, abbiamo un sacco di pasta da finire integrale, quindi io mi mangio quella e loro quella normale. Poi ha preso queste polpettine dell'Amadori, erano in offerta speciale. Io gli ho detto di non prendere perché preferisco farle io solitamente, anche perché sono veramente facili da fare le polpette, però le ha prese lo stesso. Costavano 2 euro a confezione, quindi le ha prese per quando magari hanno un po' di corsa, sono già fatte, le terrò in frigo, in freezer di emergenza, diciamo. E poi ha preso un po' di pollo. Anche questo era in offerta speciale. Poi l'altra busta ha preso i cereali, quelli che mangiamo noi per colazione, questi qui integrali. Poi ha preso questi sì e no di mais. Poi ha preso, mamma mia, quanti dolci! Mi vuole tutta ciccia e brufoli, ragazzi. Wafer alla nocciola. Poi briochine nastrine per la scuola di Fede. Queste sono semplici, senza troppe creme, perché poi oppure rifaccio solitamente il panino con la marmellata, però a volte vuole la briochina, quindi compriamo qualcosa di semplice. Poi Philadelphia. Poi ha preso, no vabbè, ma ne ha prese due. Aiuto, ragazzi, impazzi. Vedete perché cerco di andare sempre io a fare la spesa? Crema di nocciole, anche questa magari per fare 2 fette di pane per la merenda a scuola. E ne ha prese ben due. Oddio, due. Ok, una la devo far sparire. Poi ha preso birra, come se non ci fosse un domani. Birra 1, birra 2, Coca-Cola neanche la zero, cioè proprio suicidio puro di zuccheri, e poi 2 bottiglie di passata di pomodoro. Ecco qua. Poi qua c'è un'altra busta di parmigiano insieme all'altra e le gocciole. Grazie a Dio è finita la spesa. Credo di avervi mostrato tutto. Poi ha preso 4 casse di acqua, perché l'acqua in questa casa, da quando c'è Alessandra soprattutto, va tantissimo, perché io la uso per farle la pappa, per noi, per bere, insomma, la usiamo tantissimo. Detto ciò, io vi mando un grandissimo bacio. Ne approfitto per dirvi che tornerò presto con i vlog, è un periodo un po' pieno perché, come vi ho detto, ho iniziato una nuova attività. Tante di voi sanno di cosa sto parlando, ma nel prossimo vlog vi prometto che domani cercherò di girare un vlog e di spiegarvi bene cosa sta succedendo. Io vi mando un bacione gigante, ricordatevi che vi adoro e ci vediamo alla prossima. Ciao!